Carissime e carissimi, grazie come sempre per essere qui. Nel video di oggi vediamo il test più semplice che con la bella stagione è facile da verificare. Oltre al tempo servono semplicemente una buona macchina fotografica, i dati di rilevamento, le distanze facilissime da ottenere, una buona visibilità che sia accettabile e buona volontà. Il materiale di questo video mi è stato inviato da un carissimo iscritto dalla bellissima città di Trieste. Partiamo immediatamente. Punto dove è posta la macchina fotografica Opicina, siamo a 45,68 gradi nord e 13,75 gradi est. Punta di veduta degli alberi 18 km a 45,78 gradi nord e 13,56 gradi est. Quanto saranno alti gli alberi? Da questa immagine, se prendiamo i lampioni come riferimento e la prospettiva, al massimo gli alberi raggiungeranno 10 metri e siamo già ben abbondanti. Bene, ma passiamo al video. Qui la visione dall'alto del bel golfo di Trieste. Si vede la misurazione di distanza di Google Maps che va da Opicina a Monfalcone. Sotto si legge bene la distanza che è di 18,54 km. Scorriamo fino al punto di Panzano Bagni a Monfalcone e poi facciamo un'ampia panoramica del porto e del cantiere. E proprio qui si vede il parcheggio con le auto, i lampioni e gli alberi. Torniamo al punto di partenza, ovvero il porticciolo di Opicina. A questo punto, ecco che cosa ha scattato il nostro simpatico iscritto. Il bellissimo castello di Trieste a destra e in lontananza il cantiere di Monfalcone. In fondo si vedono sia gli alberi che i lampioni. Se fossimo veramente su una sfera con il raggio di 6.371 km, il calcolo della presunta curvatura ad una distanza di 18,34 km e col punto di vista a 2 metri sopra il livello del mare, che cosa ci dà? Un orizzonte di visione fino a 5 km, mentre il nostro punto, quello degli alberi, dovrebbe essere nascosto di 13,8 metri. Rivediamo i lampioni paragonandoli alle auto. Con la presunta curvatura gli alberi dovrebbero essere alti almeno 13 metri più la parte che si vede spuntare e i lampioni 13 metri più quello che si vede. Con obiettività, i lampioni paragonati ai furgoni non sono più alti di 10 metri, ma si vedono svettare perfettamente da oltre 18 km di distanza. Fatevi una ragione. O il Golfo di Trieste ha un'anomalia con la sfericità terrestre e con la gravità sull'acqua, oppure la Terra è piatta. Saluti e grazie alle persone intelligenti che ragionano con la propria testa e non con quello che il sistema marcio divulga da oltre 500 anni. Serenità, amore e pace da diffondere ovunque.